Buona domenica mattina, benvenuti all'anteprima della Domenica del Villaggio. Questa mattina siamo a Muro Lucano. Dove siamo, signora? A Muro Lucano. A Muro Lucano, in provincia di Potenza. Di Potenza, 650 metri sul livello del mare, uno dei paesi più belli d'Italia, o meglio, uno dei 100 paesi più belli d'Italia, pensate. Un paese che purtroppo con il terremoto dell'80, del 1980, è stato colpito molto duramente, distrutto al 70%, pensate. Da allora molto è stato fatto, il centro storico è stato quasi completamente ricostruito, ci sono però, come vedete, ancora ponteggi, qualche gru, il lavoro non è terminato. Ce lo conferma il sindaco Michele Ciaco. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei, dottor Mengacci, grazie di tutto per aver dato questa possibilità a Muro Lucano. Ma grazie a voi per averci accolti. Certo, è stato un grande piacere per me e per tutta la cittadinanza, e per la Basilicata intera. Sindaco, a che punto sono i lavori di ricostruzione? Lei, quasi finiti, no? Sì, lei lo ha già menzionato poco fa, siamo al 70%. Recentemente abbiamo approvato un piano urbanistico che ci consentirà di portare a completamento la ricostruzione nell'arco di pochi anni. Come ben sa, Muro Lucano è stato fra i paesi più duramente colpiti dal terremoto. Diciamo ha lasciato un segno questo terremoto, però la popolazione alacremente si è data da fare per far sì che quando prima si arrivasse, ecco, a restituire alla Basilicata e all'Italia uno fra i suoi 100 paesi più belli. Certo, grazie sindaco. Prego. Stato lavorando molto bene, sicuramente in un tempo brevissimo Muro Lucano diventerà come era. Il maresciallo Giorgio Agosta, eccolo qui, maresciallo, come va? Buongiorno. Bene, bene. Tutto bene? Tutto bene. Dicevo, il maresciallo Giorgio Agosta non può sapere come era Muro, perché è qui da... Solo da 2 anni e mezzo. Soltanto da 2 anni e mezzo. E viene da Sabbioneta. Da Sabbioneta, sì. È vero. Però sono originario di Modica, provincia di Ragusa. Certamente. Sì, mi sono preparato, si trova bene qua. Bene, bene. Bene. Sì, bene. Dunque abbiamo anche una rappresentanza della polizia, buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Una rappresentanza, buongiorno. Buongiorno a lei. Della... Corpo Forestale dello Stato. Corpo Forestale dello Stato. Guardate, hanno portato anche una bella vigilessa. Complimenti. Ho detto male vigilessa? Agente forestale. Agente, forse è meglio. Forse è meglio. Signora, ma come va? Io vi vedo sempre. Grazie, signora. Sempre vi vedo. Non vedo mai la vostra puntata. Signora, è gentilissima venire qui. Saluto, evviva. Saluto sì, mia sì. sorella in Canada. A Roma e tutti quanti che stanno vedendo. Ecco, molto bene, molto bene. Senta, mi fa piacere, signora, sì. Non, come si chiama lui? Pucci. Pucci, ecco, non vorrebbe mandare un salutino così, en passant, anche a Mara? Ah, Mara, e dov'è, dov'è, dov'è? Guardi, è lì dentro, signora, guardi bene, guardi. Ciao, Mara, ciao. Noi siamo qua, eh? Io abito qua via Roma. Ecco. Vigna rovina la grotta, rovini dalla botta, mi manca sarà pace, tutta l'anno non piglia pace, ci viene sta comodità, ci un cent'anni da campà, se non con la giubbeca la salute sarà bella, ma vimba lo cammino, se ne facciamo come una cella. Buongiorno Davide, buongiorno signora, buongiorno a tutti e ben svegliati anche da parte mia, che vi confesso stamattina avrei dormito volentieri non una ma 2 ore in più, sarà l'aria di casa, perché anche se siamo in Basilicata la mia campagna, la mia Salerno è vicinissima, perché in questa zona dell'Alta Basilicata le terre sono confinanti proprio con le province di Avellino e di Salerno, quindi siamo vicinissime a casa mia. Guardate che bella questa musica del gruppo folcloristico che mi accompagna a conoscere i giovani di Muro Lucano. Hai già cominciato a mangiare? Ma cara bambina, innocente fanciulla, questo per me è lavoro, è vero signora Carmen? Sì, 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 ecco. Signorina, prego. Signorina, mi scusi, non volevo commettere un errore.
più che un errore direi una scortesia. Ma io questo desideravo da tanto tempo di parlare con lei. Oh, signora, adesso guardi, ci parliamo per tutta la puntata. Seguo sempre questa trasmissione. Grazie, signorina. Non mando una puntata. Senta, signorina, lei è proprio di Muro Lucano. Muro Lucano. Murese. Proprio murese, nata, cresciuta, ecco, e spasciuta. Allora se la ricorderà questa colazione tipica. Questa qua sono delle patate che prima le mangiavano anticamente la sera. Ecco. Oppure... E adesso ce ne parla Antonella. È vero, Antonella? Antonella Basileo. Sì. Le patate, diceva la signora Carmen, che si mangiavano anticamente. Sì. E poi cosa ci si metteva intorno? Questa è acqua sale. Acqua sale, un piatto fatto con pane. Con pane, acqua, sale, uova e olio. E olio, certamente. Ecco, e perché si mangiavano queste cose? Questa è anche acqua sale? No, questo si chiama panembus. Panembus. Che le pepiglie sopra. Che le pepiglie uova. No, le pepiglie nuove, cioè il peperoncino. Il peperoncino. Perché Antonella si mangiava così, diciamo, non proprio pesante, ma neanche leggero, quasi. Perché il pranzo quasi non c'era per i contadini, si portavano solo un piccolo pezzo di pane dietro mentre lavoravano e poi rientravano la sera. Quindi noi possiamo dire che mangiavano come gli inglesi, cioè una grande colazione alla mattina presto e poi stamattina... direttamente la cena. E poi direttamente la cena. E stamattina, in quanto a presto, siamo a posto, perché con l'ora legale ci siamo alzati tutti un'ora prima. Sono venuto, è venuto mio fratello da Roma. Addirittura? È un giornalista, è venuto da Roma, proprio appunto con lei. Senta, Carmen, praticamente questo noi lo possiamo definire un breakfast. Oh, questo è ottimo, no, è roba breakfast. Un breakfast, sì. Come agli inglesi. Mara, tu stamattina hai fatto il breakfast? Sì, Davide, ma fra un po' vorrò farlo insieme a te, così mi fai assaggiare tutte queste cose buone. Allora, buongiorno innanzitutto, Don Giustino. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Don Giustino D'Addezio è il parroco della chiesa di Sant'Andrea di Muro Lucano, che, Don Giustino, è chiamata anche concattedrale. Che cosa vuol dire? Ha la funzione di svolgere il ruolo della concattedrale, perché la concattedrale è in ricostruzione a seguito del terremoto. È una chiesa giubilare dove si può lucrare l'indulgenza dell'anno santo. Quindi senza andare a Roma? Senza andare a Roma, sì, facilmente qui. Ecco, il Santo Padre ha voluto che anche nelle chiese particolari, nelle cattedrali, con cattedrali, si possano svolgere le funzioni dell'anno santo. Noi abbiamo una bella storia di quella nostra cattedrale, che vedremo più presto, e vogliamo sperare che i lavori proseguino e che possa anche richiamare a noi tutta la memoria storica di questa cittadina gloriosa, già sede vescovile dal 1900, e poi addirittura le origini riguardano il 1009 fino al 1970 come sede titolare del vescovo. Poi è stata unita a Potenza, accorpata alla diocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsico. Don Giustino, gloria della chiesa di Muro Lucano è San Gerardo Maiella, e a cui la sua città è molto devota, è il patrono appunto di Muro Lucano. Gli sono stati dedicati due monumenti e Muro Lucano conserva le reliquie e anche la casa natale. Ma chi era San Gerardo? San Gerardo è il figlio più illustre di questa cara terra di Muro Lucano. Stiamo vedendo adesso le immagini in diretta. Il santo del popolo e il santo dei giovani, canonizzato nel 1904 da San Pio X e poi dal Santo Padre Giovanni Paolo II nel 1994 è stato dichiarato patrono della Basilicata. È un fratello laico redentorista che ha ricevuto il dono di Dio, di essere innamorato di Dio, pazzerello di Dio, e di ricevere da Dio proprio il dono della grazia, quella grazia che ha espresso nell'avvicinare tanta gente in tanti paesi dell'Irpinia, e poi di darci un segnale grande, perché è il santo della volontà di Dio. Sulla sua cella ha scritto: qui si fa la volontà di Dio, come Dio vuole, finché Dio vuole. E poi nel seguire i padri missionari redentoristi, quando ha lasciato la mamma, ha lasciato un biglietto: perdonami mamma, vado a farmi santo. È un santo originale, ma anche molto
diciamo, significativo per la gioventù di oggi. Speriamo di proporlo a tutti i giovani del mondo, anche perché è venerato e conosciuto in Italia e molto nel mondo intero. Grazie Don Giustino. Ricordiamo anche che dalla chiesa parrocchiale di Sant'Andrea di Muro Lucano verrà celebrata la Santa Messa delle 10, che come sempre Rete 4 trasmetterà in diretta e sarà lei a celebrarla. Grazie. Quindi la vedremo dopo, la rivedremo dopo. Grazie Don Giustino. Davide, finito la colazione? Beh Mara, ho finito la colazione e come, però sono rimasto in un ambito, come potremmo definirlo, familiare, vero? Sì, perché noi qui ci stiamo occupando di lavori, sì. No, dico di lavori, sì, è vero, sì. Di lavori femminili, sì. Femminili, in quanto, come vedete, queste signore stanno facendo la maglia, l'uncinetto, esatto. Il chiacchierino, esatto, sì. E poi cos'altro? Parlam. Parlam, che sarebbe? Guardam, quello che fanno. Parlam, guardam, sì. E poi? E poi se le cose vanno bene, ti allegra. Ecco, allora, io vorrei che di questi tipici lavori femminili ci parlasse Antonietta Tarricone. Antonietta, buongiorno. Senta Antonietta, posso chiederle la cortesia di girarsi verso la telecamera, così i nostri telespettatori vedono il suo bel viso. Senta Antonietta, questi lavori femminili sono tradizionali di Muro Lucano? Sì, in effetti chi è che ha provveduto ad allestire la mostra è stata l'associazione Centro Italiano Femminile, CIF, la quale associazione è un'associazione di ispirazione cristiana che opera nel sociale e innanzitutto cerca con le sue attività di favorire la coesione sociale, quindi un momento di aggregazione, di fatto facciamo gite culturali eccetera. Ma soprattutto ci preoccupiamo delle donne e con questa mostra vorremmo mettere in evidenza il ruolo della donna di ieri confrontata con quello di oggi, dai lavori che possono ammirare e possono vedere la pazienza certosina delle donne e ogni opera, diciamo, fa capire l'attenzione, la cura, la sapienza per realizzare quei lavori che possono vedere, però sia ieri che oggi, in quanto oggi voglio far capire che qui a Muro Lucano, anche se il ruolo della donna è cambiato, alcune si dedicano ancora a questi lavori, non come ieri. Non come ieri, però diciamo che Muro Lucano... Caritas d'estate insegnano le ragazzine con delle volontarie pure del CIF alcune. No, quello che volevo dire è che noi possiamo toccare con mano quanto Muro Lucano sia ancorato, legato al suo passato tradizionale, ma anche molto moderno, proiettato nel futuro, perché qui possiamo ammirare le ragazze della scuola di danza. Sì. Che si stanno esibendo in un... Che esatto, danza, che esatto, danza è questa? Esatto, sì, esatto, esatto. Si stanno esibendo in un mambo, esatto? Esatto, esatto. Mara, Mara, lei la conosce? Sì. Sì, dove sta? Eccomi Davide, sono qui perché tu hai presentato i lavori tipicamente femminili, io invece mi occupo di lavori prettamente maschili e lo faccio con l'aiuto di Gaetano Baldassare. Buongiorno Gaetano. Buongiorno. Allora, in previsione del nostro arrivo, Gaetano ha compiuto una specie di censimento, ci è andato alla ricerca di hobbisti, artisti e artigiani di Muro Lucano. Come è andata questa ricerca? È andata benissimo, veramente ha superato pure le mie aspettative perché non pensavo che a Muro ci fosse tantissima gente che sa fare, veramente realizzare delle bellissime cose e i risultati sono ben visibili sotto gli occhi di tutti. Allora iniziamo a vedere, queste per esempio cosa sono? Allora qui abbiamo praticamente dei lavori in legno fatti dal signor Troiano. Buongiorno signor Troiano, complimenti. Una scoperta in pratica dal 1990 che realizza tutte queste opere. E questo per lui è un hobby? È un hobby, sì, in pratica lui è un allevatore. Quando c'ha tempo e c'ha l'ispirazione si impegna appunto a realizzare queste opere. Bene, andiamo avanti e troviamo sempre delle sculture in legno. Buongiorno. Ecco, questo è un altro signore, pure lui per hobby fa questo tipo di lavori e soprattutto ad esempio si è rifatto anche ad esempi storici, praticamente di storia locale, perché qui nel 210 a.C. c'è stata una battaglia tra Annibale e Marcello. Non è stata una grande battaglia nel senso dal punto di vista epico, però ha avuto la sua importanza perché noi possiamo dire a Muro Lucano è passata Annibale. Bene, andiamo ancora avanti e troviamo un intrecciatore di cesti. Qui c'è un signore che appunto realizza sempre nei momenti liberi dei cesti. Come si chiama il signore? Il signore si chiama Cerone Francesco, Ciccio per gli amici.
E cosa fa? Intreccia, cestini. Questi cestini con vimini e anche con canne divise in un certo modo. Gli servono soprattutto per casa sua, però molti amici magari glieli chiedono. Lui è in grado di farli e quindi... Bravo, davvero. Sì. Complimenti anche a lui. Andiamo ancora avanti, Gaetano, e troviamo... Qui abbiamo purtroppo, dico purtroppo, uno degli ultimi impagliatori di Muro Lucano. Speriamo che a breve il nostro signore riesca pure a insegnare a qualche altro la sua... Ma lei ha figli? C'ho 7 figli. Su 7 figli nessuno impara la sua attività? 4 maschi. E nessuno vuole imparare? Si sono imparato muratore. Mannaggia, no, tocca che qualcuno... La sanno fare lo stesso. Sì, sì. Così dice, ma qualche giorno comunque insegnerà pure a me sicuramente. Andiamo ancora avanti, Gaetano, e qui troviamo... Allora, qui invece c'è un artigiano, un fabbro, che a parte i soliti lavori classici, però fa anche dei bellissimi lavori in ferro battuto e anche lui, come al solito, al libero sfoga molto la sua bello questo creatività, tavolino, davvero. Infatti è un'idea sua. Addirittura, se guardate lì, ci sono degli attrezzi che si usano in pratica solo a Muro Lucano, tipo il famoso... Come si chiama? Allora, Gaetano, questo è molto bravo, passiamo all'ultimo. Allora, l'ultimo ad esempio è un carrozziere. Da un po' di giorni, dopo che ci siamo fatti una chiacchierata, sempre alla ricerca di gente che sapesse, si è inventato questa cosa che c'ha praticamente sopra la sua officina, cioè un tubo piezometrico che serviva alla vecchia centrale idroelettrica di Muro Lucano, alto 54 metri. Veramente complimenti a Muro Lucano e ai suoi artigiani perché sono bravissimi. Ma io mi chiedevo, guardando questi prodotti artigianali, Davide, tu hobby artigianali di questo genere ne hai? Beh, più che artigianali direi che io ho l'hobby di non avere hobby. Infatti mi interesso degli hobby degli altri, in questo caso di quello dei ragazzi della terza C della scuola media Giovanni Pascoli di Muro Lucano, che guidati da Antonietta Terricone ancora una volta hanno fatto una ricerca sul dialetto locale. Vedete, qui loro hanno, ciascuno di essi ha in mano il proprio lavoro. Per esempio, qui che cosa c'è scritto? Gennaio. Gennaio secco, massaio ricco. Gennaio secco, massaio ricco. Ecco, e così via, vedete, ognuno ha un proverbio o una frase tipica tradotta. Qui cosa c'è scritto su agosto? August capre virn. Che vuol dire? Agosto inizio dell'inverno. Agosto inizio dell'inverno. Antonietta, come mai questa ricerca? Questa ricerca, l'obiettivo della ricerca è stato quello di far interagire innanzitutto i ragazzi con gli anziani, e abbiamo una testimonianza presente qui del signor Cristoforo. E che cosa hanno fatto con questa ricerca? Hanno cercato di scoprire vissuti che stanno ormai scomparendo e tutti, sia i modi di fare che di dire del paese lucano. Ecco. Questa è storia che non fa memoria, diciamo, sono cose semplici, però per non staccare il filo con il passato penso che sia giusto a scuola insegnare bene l'italiano, la grammatica italiana, ma non sottovalutare le nostre radici. Anche per quanto riguarda la lingua. Qui per esempio c'è, tu hai scritto qui l'uscarpar. La vogliere l'uscarpar, vengo lo scarperotto. Eh certo, questa la conosco anch'io, la moglie del ciabattino ha le scarpe rotte. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei si chiama? Basileo Carmine. Ecco, e questo banchetto, il deschetto? Bangariello si chiama. Bangariello. Bangariello. E il martello? Martello. Martello, cioè come in italiano. Martello. Dunque, tra parentesi, questo bravissimo suonatore di organetto, ciao. Come ti chiami tu? Marco. Marco, ecco, Marco è il figlio del ciabattino. Come mai tu hai scelto la musica invece di fare il lavoro di tuo papà? Ma mi piace. Ti piace molto? La musica piace molto anche a Mara, È vero, Davide, io sono una pianista, si può dire, va? Ho studiato 8 anni al conservatorio e mi piace tantissimo. Buongiorno, Totò. Buongiorno, benvenuta nella mia terra, Mara. Grazie, Totò, perché sicuramente tutti i nostri più affezionati spettatori sanno che ogni settimana il nostro Totò ci raggiunge da Maratea, che è una delle più belle località della Basilicata, località di mare, quindi oggi ci ha messo veramente pochissimo, a volte ti fa dei viaggi incredibili. Però il nostro Totò, la sua terra, la conosce benissimo, perché il signor Antonio Manfredi, il vero nome, è anche un solerte funzionario del Ministero dei Beni Culturali che percorre lungo e largo la sua regione. Ma perché, Totò? Perché di solito faccio rilievi, appartengo alla Soprintendenza dei Beni Storico-Artistici di Matera
E lavorando in questa soprintendenza ho avuto ed ho occasione di girare tutti i comuni della mia regione. Quindi la conosci benissimo. Abbastanza, e voglio illustrarvela oggi. Io voglio avere questo privilegio prima di parlare di numeri. Allora, con la Domenica del Villaggio noi già abbiamo toccato Bernalda sulla costa ionica, siamo stati a Maratea, dove ci sono altri 39 chilometri di costa splendidi che offriamo in tutta Italia a tutti i turisti che ci onorano con la loro presenza, Mara. E adesso dove siamo? Adesso siamo praticamente a Muro Lucano, sul versante potentino, ma vorrei parlarti delle ricchezze, dei beni artistico-storici che ci sono, soprattutto a livello archeologico. Voglio citare ancora Maratea, che ho nel cuore perché è la mia città, per un sito molto importante di ancore romane. Però non posso dilungarmi su questa cartina che porterebbe via la trasmissione, perché c'è la grande previsione di Domenico De Marco. Parleremo dopo delle vigile, sì, quando sì, ci incontriamo. Passiamo subito alla previsione. È un grandissimo pentagono, come vedi, di figura 7, ma noi lo caratterizziamo con una grande ambata Bari Milano 71 secco, che può essere accoppiato singolarmente a questi elementi 16, 34, 52, 70, 88, e poi possiamo giocare solo questi 5 numeri in un'unica bolletta sulle due ruote, amboterno e quaterna. Perfetto, li giocheremo senz'altro, Totò, perché i tuoi numeri sono sempre vincenti. Tu sei l'ottologo più sicuro della TV italiana. Ti ringrazio, ma una vincente come te è difficile trovarla. Grazie, grazie. Totò, con te ci vediamo dopo, con tutto il pubblico che ci segue da casa ci vediamo fra pochissimo. Bentornati con noi a Muro Lucano, in provincia di Potenza, nel cuore della Basilicata. Io raggiungo subito il sindaco di Muro Lucano, Michele Ciaco. Buongiorno. Buongiorno signor. Buongiorno a lei. Grazie per averci ospitato. Grazie a lei. Allora, grazie. Domenica scorsa noi eravamo a Velletri in provincia di Roma, ospiti della scuola per marescialli e brigadieri dei carabinieri di Velletri, e da lì arriva questo dono che le manda il colonnello Luigi Finelli, comandante del primo reggimento della scuola. Oh, io voglio ringraziare il comandante Luigi Finelli e lo voglio ringraziare in maniera particolare, perché so che lui come me è un lucano, quindi la cosa mi fa doppiamente piacere. Ha seguito bene la puntata scorsa, bravo. Sono un appassionato di questa trasmissione. Grazie, grazie signor sindaco, davvero grazie. Ma chi vedo da queste parti? Mara, sono le 9, 59 minuti e 35 secondi. Dobbiamo lasciare, come ogni domenica, la linea alla Santa Messa trasmessa in diretta da Rete 4 dalla chiesa di Sant'Andrea Apostolo, che è proprio qui davanti. Sì. Ci rivediamo poi subito dopo con la Domenica del Villaggio. A grazie. Dopo. Cari amiche e amici di Rete 4, da Muro Lucano potrete assistere alla celebrazione della Santa Messa. Buona visione. Io confido in te, no.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. L'augurio di pace espresso da questo altare nel nome del Signore Dio Uno e Trino dalla città natale di San Gerardo Majella si estenda a tutti e a ciascuno e in particolar modo a tanti ammalati e anziani. E la parola di Gesù, Dio fattosi uomo per amor nostro, che è il senso della nostra vita, è conforto e sostegno. Raccogliamoci in questa liturgia eucaristica, disponendoci all'ascolto attento e amoroso della parola di Dio, che dona vita a chi l'accoglie con cuore sincero. E ora riconosciamo i nostri peccati. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna. Guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Dio pronunziò tutte queste parole. Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Non avrai altri dei di fronte a me. Non pronunzierai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronunzia il suo nome invano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non pronunziare falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio. Grazie a Dio. Signore, tu hai parole di vita eterna. Signore, tu hai parole di vita eterna. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice. Signore, le parole di vita eterna. Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi. Signore, le parole di vita eterna. Il timore del Signore è puro, dura sempre. I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Signore, tu hai parole di vita eterna. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci,
predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente. Gloria a te, Signore. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Chi crede in Lui ha la vita eterna. Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente. Gloria a te, Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e i cambiavalute seduti al banco. Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. I discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divora. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro. Egli infatti sapeva quel che c'è in ogni uomo. Parola del Signore. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Anche per noi si sta avvicinando la Pasqua e con Gesù, unitamente al Papa Giovanni Paolo II, pellegrino di pace nella Palestina, saliamo al Tempio in questa terza domenica di Quaresima dell'anno giubilare. Entrati nel Tempio con Cristo, ci rendiamo conto della speciale presenza di Dio in questa casa di preghiera. È amara però l'esperienza di Gesù. Egli nel Tempio incontra gente che commercia e scambia la preghiera e la religione con un baratto commerciale. Risuona alta l'affermazione di Gesù: la mia casa è casa di orazione. E voi ne avete fatto una spelonga di ladri.
Qual è questo Tempio del Signore? Tempio del Signore possiamo considerare l'umanità intera, che non può essere profanata da quella che oggi chiamiamo la logica del profitto, dell'interesse, la quale ispira azioni e anche movimenti che diventano quasi oggi una cultura. Molti si aggirano attorno al Tempio per servizi del Tempio. Quanti di noi anche oggi andiamo in chiesa al solo scopo di stipulare con il Signore un rapporto di compravendita in piena regola? Quanti pensiamo che una messa domenicale, una novena, un triduo, un cero atteso possano garantire la salvezza eterna o la sicurezza di un privilegio presso Dio o anche dell'esaudimento della nostra richiesta? Per molti di noi il Tempio rimane ancora un mercato dove con la scusa di onorare Dio si calpesta la giustizia, la verità, l'attenzione ai più deboli della scala sociale. Ancora Tempio del Signore è ciascuna persona vivente, il sacrario della propria coscienza. Questa non può essere profanata dall'interesse di parte, dall'egoismo, dalla logica dello sfruttamento del bisogno altrui. È questo Tempio, che è la coscienza, il cuore dell'uomo, che deve essere purificato perché sia la casa del Signore, sia luogo interiore di raccoglimento che libera dalle preoccupazioni e dagli interessi materiali. È nella coscienza, nel cuore dell'uomo che si incontra Dio, l'amore, e con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo si stringe quel rapporto di amore che è espresso nell'obbedienza ai comandamenti, come ci ha ricordato la prima lettura che abbiamo ascoltato. Il Tempio che è la Chiesa e il Tempio che è la coscienza personale sono il luogo della preghiera, non di una preghiera fatta di parole vuote, quando il cuore è lontano da Dio, ma da quella preghiera cristiana che fa entrare nella volontà di Dio, nel suo amore, e che ci fa amare con Gesù e per Gesù tutte le creature. Entrare nella casa della preghiera è voler fare la volontà di Dio, quale sommo bene anche a costo di perdere la propria quiete. In questa casa della preghiera non ci può essere spazio per i mercanti del corpo di Cristo, che sono i poveri, gli svantaggiati di questo mondo, coloro che non hanno la parola perché nessuno li ascolti, coloro che non sono amati, coloro che non hanno voce perché non hanno attrattive o non hanno abbastanza soldi o non hanno protezioni di persone potenti. Entri invece nella casa della preghiera, chi riconosce il vero Tempio di Dio, che è Gesù, è il povero in cui Gesù si identifica. Entri chi è coraggioso di alzare la voce in favore della giustizia e della dignità dell'uomo, chi è capace con l'audacia che dona lo Spirito Santo di parlare con l'uomo senza pregiudizio e di parlare all'uomo e in favore dell'uomo senza escluderne alcuno. È questa la via della penitenza che ognuno di noi è chiamato a percorrere in questa santa Quaresima. Con verità giungeremo allora con spirito nuovo alla prossima festa di Pasqua. Questa è una tappa che ha un traguardo nella festa senza fine, la Pasqua eterna, a cui ognuno di noi è avviato nel cammino quotidiano dell'esistenza. Ora ci nutriamo della parola e del pane eucaristico che il Padre ci dona in questa santa messa. A Lui insieme, con lo Spirito Santo,
per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore, ogni onore, gloria e ringraziamento. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crede nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Noi profeti, credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, oggi come ogni domenica la Chiesa ci convoca per annunziare la vera sapienza di Dio, Cristo crocifisso e la parola di vita eterna. Preghiamo insieme e diciamo: rinnova Signore i nostri cuori. Rinnova Signore i nostri cuori. Per la Chiesa, affinché cammini nella via dei comandamenti e lo Spirito di Dio la renda sempre docile alla Tua volontà. Preghiamo. Rinnova, Signore, i nostri cuori. Per tutti i cristiani, affinché volgano il loro sguardo a Cristo crocifisso, Figlio obbediente del Padre. Preghiamo. Rinnova, o Padre, i nostri cuori. Per questa assemblea, affinché partecipi alla messa, al supremo atto di culto della Chiesa, con fede ed amore. Preghiamo. Rinnova, Signore, i nostri cuori. Per noi qui presenti, affinché, tornando alla nostra vita quotidiana, testimoniamo con le opere di giustizia e di carità la fede che abbiamo professato durante questa liturgia. Preghiamo. Rinnova, Signore, i nostri cuori. Dio fedele, che ha inviato il tuo Figlio nel mondo per compervi l'opera della salvezza, esaudisci le nostre suppliche, ricordando la nuova ed eterna alleanza sancita nel suo sangue prezioso, perdona le nostre infedeltà e conservaci nell'obbedienza al tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Trasformi.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Per questo sacrificio di riconciliazione perdono, Padre, i nostri debiti e donaci la forza di perdonare ai nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertono a te con tutto il cuore e liberi di fermento del peccato, vivono le vicende di questo mondo sempre orientati verso i beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, unita agli angeli e santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. È qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Ennio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettila a godere la luce del tuo volto.
di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, con San Gerardo Majella e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo tutti insieme come Cristo ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi da peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Domenica del villaggio, chi l'avrebbe detto che qui a Muro Lucano, non siamo a Maranello infatti, sarei arrivato a bordo di un capolavoro dell'arte dell'industria italiana proprio come è la Ferrari, alla quale tra l'altro faccio i miei auguri personali per la gara di oggi al Gran Premio del Brasile. Siamo a Muro Lucano, dicevo, provincia di Potenza, uno dei 100 paesi più belli d'Italia, almeno così è stato classificato. Muro Lucano che nell'80, ahimè, con il terremoto di cui tutti sapete, è stato completamente distrutto al 70%, e che adesso è stato invece ricostruito grazie alla volontà, alla buona volontà dei suoi abitanti. Come vedete c'è un contorno di fisarmonica, anzi un virtuosista, un virtuoso della fisarmonica. Sindaco, buongiorno. Buongiorno di nuovo. Grazie. Il virtuoso della fisarmonica si chiama Raffaele Crusco ed ha vinto il primo premio al concorso internazionale di Castelfidardo. Mentre il sindaco Michele Ciacco, che abbiamo già conosciuto nell'anteprima della nostra trasmissione, è accompagnato dal maresciallo Giorgio Agosta. Maresciallo, buongiorno di nuovo. Buongiorno. Ci ridiamo la mano se vuole, se no è lo stesso, perché il maresciallo è simpaticissimo. Viene da Sabbioneta, è qui da 2 anni e mezzo, però di origine è Modica. Bene, sì. Bene. Sindaco, prego. Il suo è un paese splendido. Certo. Come mai è stato classificato tra i 100 paesi più belli d'Italia? O meglio, questa classificazione da dove deriva? Beh, deriva da un deliberato del Ministero, almeno questo è il dato ufficiale che noi teniamo, e risale al 1962. Quindi, in virtù di questa peculiarità, Muro Lucano è stato inserito fra i 100 paesi più belli d'Italia. Bene, e adesso noi lo faremo vedere ai nostri telespettatori che stanno a casa. Oh, permettetemi di salutare una vecchia conoscenza, la signorina Carmen. Signorina, buongiorno. Buongiorno. Noi ci conosciamo da molto tempo, sì, è vero? Sì, per televisione. Da quando lei fa questa trasmissione, sì. La seguo sempre. Signorina, grazie. Anche quando c'era Celentano. Ecco, signorina, io le dicevo, da quanto tempo ci conosciamo noi? Abbiamo fatto anche l'amore. Signorina, io l'ho conosciuta Ho conosciuto anche sua moglie. Anche? Sì, con le due bambine. Non si ricorda? Signora, credo che lei si confonda con qualcun altro, perché io... Ma era lei. Adesso non... Ho due figli, signora. Ecco, lei adesso mi ha fatto nella sua casa, sono venuta e cucinavo. E adesso vuol dire la bugia? Eh?
Io non mi ricordo niente. Facciamo una cosa. Mentre chiarisco questo punto con la signorina Carmen, voi guardate la nostra bella sigla con Mara Carfagna. Signorina, mi spieghi bene questa cosa che noi abbiamo fatto l'amore, perché io non me la ricordo. Avete visto che rapida passeggiata che ho fatto per le salite e le discese di Muro Lucano? Adesso arrivo in piazza accompagnata dalla banda di Rapone, che è un paese non molto lontano da qui, che vanta una delle bande più antiche della Basilicata. E mi avete visto anche indossare un costume tipico molto bello, uno dei più belli che ho mai indossato, che qui potete ammirare anche nella versione maschile. E ho saputo che questo costume ha una storia un po' particolare. Ne parliamo con la signora Pasqualina. Buongiorno Pasqualina. Buongiorno, buongiorno. Perché ha una storia particolare il costume tradizionale di Muro? Ha una storia particolare perché il costume di Muro Lucano si era perso nel tempo. Nessuno lo ricordava. Quindi voi pensavate di non avere un costume tipico? No, così, si era perso nel tempo. Solo dopo la ristampa del libro Il Lumistrone, scritto nel 1896. Il Lumistrone è il vecchio nome di Muro Lucano? Il libro, ed è anche il vecchio nome di Muro Lucano, così si chiamava il paese. E così, dopo la ristampa di questo libro e dopo la lettura accurata, abbiamo scoperto che c'era descritto questo costume. E quindi l'avete riscoperto? Sì, abbiamo, come Circolo Culturale Don Bosco, abbiamo creduto opportuno dare al nostro paese, a Muro Lucano, che ci teniamo tantissimo, una tradizione ormai persa, ormai persa. E avete fatto benissimo. E io scelgo una di queste ragazze in costume e la porto alla cartina, che è qui vicino a noi. Tu ti chiami? Alma. Allora, buongiorno Alma. Tu devi spiegarci dove si trova Muro Lucano e come si fa per raggiungerlo. Allora, Muro Lucano si trova al nord della Basilicata, in provincia di Potenza, confina con la Campania, con le province di Salerno e Avellino. Cosa dire su Muro Lucano? È una bellissima cittadina con antiche tradizioni e soprattutto ricca di storia e di cultura. Il suo paesaggio è caratterizzato da un castello medievale molto antico e da una cattedrale dell'undicesimo secolo. Ma per chi volesse venire a visitarla personalmente? Deve seguire i miei consigli sicuramente. Dacceli subito. Sì, deve prendere l'autostrada Salerno-Reggio Calabria fino allo svincolo di Sicignano, poi percorrere la Basentana fino allo svincolo di Picerno, che si trova qui, sì, di Picerno, e appena dopo percorso 15 chilometri arriva in questo bellissimo paese. E lo vede arroccato su questo sperone roccioso di una suggestività incredibile. È stata qualificata addirittura la Positano senza mare. Perché, addirittura? Sì, sì, perché il paese è arroccato proprio come Positano, però sul mare. Manca il mare. E vabbè, ma avete tante altre belle cose. Grazie Alma. Mi chiedevo, Davide, ma tu come sei arrivato a Muro Lucano? Io ci sono arrivato da Milano in aereo fino a Napoli, poi in macchina fino a qui, mentre Totò, che sta ritoccando le sue previsioni. Il mio capolavoro, cerco di ritoccarlo alla fine affinché queste siano vincenti, anche queste, Davide. Ecco, Totò, dicevo che tu sei arrivato qua invece in auto. Sì, con tranquillamente, tuo fratello Nicola. Sì, comodamente, sì. Con Nicola. Certo. Senti, Totò,
E da Maratea, che previsioni ci hai portato? Allora, da Maratea ho portato questa splendida previsione di Ginestrino su Firenze e Milano, due grandi ambiti da giocare anche su tutte le ruote, che vengono da una doppia distanza 36, 18-15, 18-81. È una previsione importante, Davide, quindi auguro a tutti di farne tesoro, perché anche questa, come le altre di cui se vuoi ne parleremo anche dopo, hanno dato la vincita. Certo! Dopo ci racconterai che cosa abbiamo vinto questa settimana. Intanto vorrei chiedere a questo giovanotto che sta suonando l'organetto benissimo, come ti chiami? Michele. Michele, quanti anni hai? 12. 12, e suoni già così bene. Complimenti. Senta, signorina Carmen, mentre noi guardiamo insieme una cosa che adesso le dico, dobbiamo chiarire i nostri rapporti perché mia moglie mi ha telefonato. Sì, vuole dei chiarimenti. Senta, intanto vogliamo conoscere insieme la prima miss candidata al titolo di reginetta Muro Lucano? Senz'altro. Dica, si avanzi. Dica. Avanzi. Si avanzi. Si avanzano le ragazze. Le chieda, Rosa. Le chieda come si chiama. Dico, le chieda come si chiama. Io mi chiamo Carmen Zaccato. Sì, no, dico la miss come si chiama. Come ti chiami? Rosa. Quanti anni hai? Quanti anni hai? 20. 20. Cosa fai nella vita? Cosa fai nella vita? Niente, per ora niente. Ecco. Guardi la pubblicità? La miss. Guarda la pubblicità? La abbastanza. E guarda la trasmissione di Mengaccio? Ogni sabato, ogni domenica? Senta, a parte il fatto che io mi chiamo Mengacci e non Mengaccio, ma questo è un dettaglio, io quest'ultima domanda... Non l'avevo fatta. Chiedo scusa. Allora, ritorniamo a quella prima. Guarda la pubblicità? Guarda la pubblicità? Abbastanza. Allora guardiamola insieme. Di Potenza, in quella Basilicata che molte scuole hanno imparato a chiamare Lucania. Domenico, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma come si chiama, Basilicata o Lucania? Beh, attualmente è Basilicata, però prima era Lucania, in quanto i primi abitanti di questa regione venivano chiamati Lucani, quindi da cui deriva il nome Lucania. Però oggi Basilicata. Oggi Basilicata. Salutiamo anche il papà di Domenico, buongiorno. Buongiorno. Complimenti perché la sua cucina è squisita, questo era dovuto. Allora, iniziamo a vedere i prodotti tipici di Muro Lucano. Allora, abbiamo i fagioli, castagne, soprattutto i tartufi che recentemente abbiamo scoperto anche nella nostra regione. A questo proposito ti voglio fare un piccolo omaggio. Grazie. Ai prodotti a base di tartufo. Grazie, li porterò a casa, poi oggi sono vicina, quindi torno a casa mia. Grazie. Intanto li lascio qua e noi continuiamo. Ma queste decorazioni bellissime, ma chi le fa? Le facciamo sempre noi. Questa è la prima volta che vedo una cosa del genere, eh? Decorazioni sui formaggi. Sì, e la caratteristica è proprio questa, di fare delle decorazioni su prodotti caseari, in effetti. Questo è il papà, quindi complimenti al papà. Sì, grazie. L'olio che vedo lì? L'olio extravergine. Sempre vostro? Sempre nostro. Abbiamo della pasta al tartufo. Del vino, vino locale aglianico della nostra regione, e qui abbiamo delle radici di rafano, che è cosiddetto il tartufo dei poveri, ecco perché l'abbiamo abbinato anche al tartufo dei ricchi. Allora, andiamo avanti, guardate questo, che cos'è questo? Un elefantino? Questo è un elefantino, sono delle scamorze modellate d'elefante, c'è un pesce, poi qui abbiamo del pecorino. Questo che piacerà tantissimo alla nostra coautrice Elisabetta, glielo porteremo. Elisabetta, arriviamo subito, peperoncino. Molto piacere, sicuramente. Peperoncino, poi abbiamo... E poi tutti i prodotti da forno, mamma mia, che buoni. Prodotti da forno. Che tipo di farina è? Farina 00, normale per il pane. Abbiamo della farina di grano duro. E quello cos'è? Questo è un prodotto tipico pasquale. Viene fatto chiaramente al forno. Come si chiama? È una un dolce. E questo è addirittura un quadro fatto con cosa? Quadro fatto sempre con formaggio e provolone. Un'opera d'arte. Qui abbiamo dei salumi, che è una prerogativa della nostra regione, fra cui
Recentemente abbiamo sperimentato anche la salsiccia al tartufo. Buona! Qui abbiamo una coscia di prosciutto intera, sempre di prodotti locali. E poi i dolci. Dolci, dolci. Incominciamo con una torta di sanguinaccio. Come si sa, una volta del maiale non si buttava niente, quindi neanche il sangue. Continuo questa tradizione ancora oggi di fare questa torta con il sangue del maiale, mista a cioccolato e ad altri ingredienti. E queste altre che vedo? Qui abbiamo un altro dolce tipico pasquale, visto che siamo in procinto della Pasqua. Si chiama, non c'è una traduzione in italiano, mi scuso, è la panareggia. Quindi abbiamo una crostata di ricotta ed il falaone. E poi tutti i biscotti. Tutti i biscotti, con le mandorle, senza, via dicendo. Grazie, grazie Domenico, ringraziamo perché da stamattina che suonano per noi anche il gruppo folk di Barragiano, che vedete si sta esibendo in balletti e canti tipici, penso tipici della Basilicata, giusto? Sì, giusto. Ho detto bene Barragiano? Barragiano, sì. Dov'è? È a 15 km da Muro. Ah, quindi vicinissimo. Bene Domenico, grazie, ringrazio anche il papà di Domenico. Davide, fra tutti questi prodotti tipici, cosa vorresti portarti a Milano? Mara, porterei te. Bravo, lo dica ancora. Battete le mani! Senta, signorina Carmen, mi dica una cosa. Come si chiama il suo cagnolino? Pucci. Pucci. È un maschio o una femmina? È un maschio. Ho capito. Sta con lei da tanto tempo? 10 anni. Perbacco, complimenti. L'ho pagato 1 milione. Ah, 10 anni fa. 10 anni fa. Quindi adesso quanto può valere? Ma non lo so. Se noi volessimo venderlo? Non lo vendo. Neanche... È come un bambino per me. Ho capito. Senta, neanche per 2 milioni? Niente. Per 3? Per 4? No. Per 5? Niente. Il cane non si vende. Per 10 milioni? Niente. Signore, tanto nessuno ce li dà 10 milioni per Pucci. Per Pucci? Senta, lei conosce Paolo Spagnesi? No. È un bellissimo uomo. E dov'è? È un signore con i baffi. In questo momento è in regia perché lui... Una è volta alto. È alto. L'ho visto la prima volta. Signore molto, molto per bene e anche molto affascinante. Ha un gran successo con le donne. Ah. Senta, Paolo Spagnesi sì. Ha girato le belle immagini, perché è anche molto bravo lui. Ah, mi fa piacere. Della nostra rubrica che chiamiamo Dove siamo. Se lei vuole guardarle insieme a noi, le commenta Angela Crocetto. Buongiorno, buongiorno. Angela. Gioventù, le mani! Gioventù, battete le mani. Angela, vuole commentare queste immagini che ci dicono dove siamo? Sì, certo. Muro Lucano è collocata nell'alto bacino del Sele, è distante 48 km da Potenza. La parte più antica dell'abitato è collocata su un piatto di roccia calcarea situato nella parte alta del paese a nord-est, a circa 650 metri sul livello del mare. Le sue origini risalgono al IX secolo, il centro più antico è il rione Pianello. Nel rione sono presenti una serie di vicoli e di archi in pietra che lo rendono molto caratteristico. Il turista che viene quindi a visitare questi posti ne rimane molto entusiasta. Fu importante anche il ponte detto delle Ripe, che è una testimonianza dello sviluppo del borgo del 1100, mirabile esempio di architettura civile dell'epoca. Il paese dal 1100 in poi fu dominato dai Normanni, che vi costruirono un castello affacciato sull'orlo di uno sperone roccioso che precipita a picco in una stretta forra. Inoltre fu feudo dei D'Angiò, nel 1304 passò ai Sanseverino, principi di Napoli, e poi attraverso varie vicende agli Orsini di Gravina. Proprio un appartenente alla famiglia degli Orsini fu papa con il nome di Benedetto XIII nel 1700 e trascorse parte della sua gioventù nel castello di Muro Lucano, educato da un sacerdote murese. Bene, Angela, grazie. Niente. Molto chiaro. Complimenti. Grazie. Cosa ha detto, signorina? Ho detto brava, molto brava. Molto brava. Senta, io non le ho detto due qualità molto importanti di Spagnesi. La prima, che le interesserà sicuramente, è che contrariamente a me, che sono sposato, lui è un uomo libero. Ma non ho intenzione di sposarmi. Beh, questo bisognerebbe poi chiederlo a Spagnesi, io non voglio entrare nei vostri rapporti.
anche se lei non lo conosce ancora. Ma mi sembra di averlo conosciuto l'altra sera. Ah, ho capito. In qua è alto? È alto, molto e mi bello. Mi ha salutato alto. Ah, perché è un Ganimede lui. Senta, signorina, l'altra qualità di Spagnesi è che lui è un curioso e scopre nei posti dove andiamo delle curiosità inaspettate. Qui, per esempio, ha trovato addirittura, pensate che siamo al sud, una fabbrica di birra. Si immagini sì, un po'. A Baragiano? Guardi, guardi, guardi com'è andato. Guardi dove è andato. A Baragiano. A Muro Lucano ci sono cinque fratelli, i fratelli Tarricone, che hanno fatto una scommessa. La scommessa però è molto legale, ovvero si trattava di riuscire a impiantare una fabbrica di birra proprio qui al sud, una sfida praticamente ai produttori del nord, Vito. Parliamo di una sfida ma non di una scommessa, perché questa sfida ce l'abbiamo accettata con dei dati certi. E la state vincendo. Ma come mai proprio qui avete deciso di fare questa fabbrica? Allora, il segreto della birra sta nell'acqua. Noi abbiamo delle sorgenti che producono ottima acqua, che con quell'acqua facciamo dell'ottima birra. E poi delle aziende collegate? Poi abbiamo delle aziende collegate sia in Campania che in Puglia per cartoni e tappi, e a Melfi, qua in Basilicata, un'ottima malteria che ci fornisce il malto. Adesso voi producete 120.000 bottiglie da un terzo al giorno? Sì, in un turno di lavoro che equivale a 40.000 litri di birra. E avete quanti dipendenti? Attualmente abbiamo 30 dipendenti. Per questa stagione aumenteremo di altri 20 unità. Tra questi dipendenti il più importante naturalmente non può che essere il mastro birraio, ovvero Franco D'Onofrio. Lei, Franco D'Onofrio, tra l'altro è un mastro birraio della zona. Sono di origine lucana, vivo in Lucania. Cosa serve per fare la birra? Allora, le materie prime adoperate sono malto, acqua, luppolo e lievito per la fermentazione. Malto viene tostato e poi miscelato in acqua. E questo diventa una specie di bottiglia dolciastra che viene resa più amara con che cosa? Con l'aggiunta del luppolo si dà quell'aroma, quell'amarognolo voluto, e il prodotto finale viene definito mosto. Viene poi aggiunto che cosa? Viene lievitato per avere una trasformazione di questi zuccheri contenuti in alcol e anidride carbonica. Ma la birra non ha bisogno di molto invecchiamento come il vino, vero? Allora, la birra viene mantenuta in contenitori a freddo e per la sua stagionatura occorre un tempo mediocre fra i 14-15 giorni, un po' breve diciamo. Vito, è vero che fate la birra più buona di quelli del nord? Sì, secondo me noi abbiamo provato anche le altre birre, stiamo avendo notevoli consensi da parte dei clienti. Posso assaggiarla anch'io adesso? Sì. Vediamo un po'. Buona, molto buona, complimenti Franco e complimenti Vito. Ne prenderei una bottiglietta se voi me lo permettete. Me lo permette? Sì, sì, come no. Grazie, lo sa perché? Questa qui mi servirebbe per una semplice operazione. Ho pensato che tutto sommato con questa bottiglietta posso andare, adesso la dico, a tutta birra. Sì. Totà, il numero della birra qual è? 61. 61. 61 è il numero della birra. Vuoi altri numeri? Voglio i numeri, prima dei numeri ne vincite. Lo sapevo. Allora, a proposito di vincere, devo dire una cosa meravigliosa. Noi domenica avevamo dato quella splendida previsione di Arpino a Velletri sul Napoli, Palermo e tutto, 82-14, che è sortito doppiamente sulle due ruote. Poi è uscito anche il tuo numero, cioè non il 90, 90 no, però è stato surrogato da 51-39, una somma 90 che noi avevamo dato. E poi c'è una sorpresa, io ieri sera per tutti i miei amici lucani avevo preparato Torino-Firenze 51 e 44-51, un solo ampo, sia su tutte le ruote che su Torino e Firenze. È uscita lampata Firenze-Torino 51, nonché 44-51 a colpo, e ha fatto tempo di giocarla, ma volevo dedicarla a tutti gli amici lucani, a quelli della mia terra, che sono tanti, che mi seguono. Cercherò di farli vincere ancora con questa previsione di Arpino. Devono essere vincenti anche questa, eh? Allora Milano-Torino è tutto, 25-44 e 13-37 la proposta. Poi oltre questo c'è una perra bellissima, meravigliosa, che è la seconda miss. È Antonella, la seconda miss, la affido alle tue cure di miss. Sì, vieni qua Antonella, vieni a fianco a me.
Allora, Antonella, di cognome? Perillo. Di dove sei? Di Muro Lucano? Muro, sì. Quanti anni hai? 19. Studi, lavori? Sì, studio. Studi cosa? Faccio il geometra. Bene, complimenti, in bocca al lupo. Allora, dopo i consigli di Totò, che sono preziosissimi, seguiamo però con i consigli di Davide, che sono altrettanto preziosi, vero? Chi fosse morto da dentro lo giuccio, lo giuccio ci alle metà dell'ora, lo giuccio guadagnava di quattrina e casa raffreccando la gambina. Bentornati alla Domenica del Villaggio, siamo sempre a Muro Lucano in provincia di Potenza, uno dei 100 paesi più belli d'Italia, e veramente bellissima è questa vettura d'epoca, una Hudson, una vettura americana del 1920. È qui perché per noi della Domenica del Villaggio, intendo, Agostino Zaccardo ha organizzato il primo... Prego, prego signorina, prego. Ha organizzato, dicevo, il primo raduno di auto d'epoca, ne vedrete sfilare 20 o 30. Agostino, buongiorno, come va? Bene, abbastanza. Allora, ci parli un po' di queste automobili. Allora, vedo una balilla straordinaria. Sì, questa è una Coppa d'Oro, quindi una vettura degli anni 34. Questa è una vettura, una Giulia della Polizia Stradale Storica di Roma. Poi abbiamo una Guzzi 250 degli anni 40, una Lancia Fulvietta. Ecco, abbiamo visto la Balilla Coppa d'Oro, che è una vettura storica per l'Italia, e la giù vedo una Topolino. Esatto, la Topolino è, direi che è una delle vetture che ha dato la svolta nel campo della storicità dell'auto. La Topolino è una vettura voluta dal regime, fu realizzata nel 1936, il regime Mussolini volle che fosse realizzata una vettura alla portata di tutti, e quindi chiamò l'allora Gianni Agnelli e impose di realizzare una vettura che non costasse più di 5.000 lire. Invece nel 1936 la vettura ebbe un costo di 8.900 lire. Qui vediamo molte automobili d'epoca, quante saranno, Agostino? Ma circa una sessantina di vetture. E oltre a queste vedo anche delle vetture da rally, vetture moderne. Sì, esatto. Domenico Ciaglia, lei organizza dei rally qua in zona, è vero? Ma soprattutto insieme a tanti amici che non compaiono in questo momento, ma mi permetto di salutarli e ringraziarli, perché senza il loro apporto non si riuscirebbe a, ecco, portare a termine questo. Allora, per i rally, noi quest'anno ci onoriamo di ospitare la prova di campionato italiano rally del Vulture, il 14esimo, il 12 e 13 maggio. Poi oltre a questo abbiamo il 1 ottobre una prova di slalom in salita intitolata al nostro patrono San Gerardo Maiella. Quindi diciamo che in questi giorni la nostra Muro Lucano si trasforma in una piccola Monte Carlo. La gente è contenta e speriamo di proseguire sempre su questa strada. Complimenti, come vedete continuano a sfilare auto d'epoca sempre diverse, e mentre io mi occupo di automobili, Mara è andata a occuparsi di capre, pensate un po'. Non ci crederete, ma questa che vedete è una scuola e questi sono degli studenti, degli scolaretti. Dottor Rubino, ma cosa si insegna in questa scuola? A questi studenti insegniamo a mangiare bene l'erba, però di fatto questo è un istituto di ricerca, un istituto che viene da molto lontano, perché qui in questa valle Saverio Nitti lo volle nel 1911 e da allora più o meno si fa ricerca, ma soprattutto negli ultimi anni che abbiamo accentuato questa attività. Però è anche una scuola, perché anche per volontà della CE qui è stato istituito una struttura di divulgazione e di trasferimento di questi risultati della ricerca, per cui qui si fa soprattutto studi sui formaggi di questi animali, prodotti da questi animali al pascolo, e sulla qualità di questi formaggi. Noi abbiamo qui le bufale, soprattutto mozzarella di bufale, e poi i pecorini e i caprini, perché dobbiamo dire che il Mezzogiorno ha un altro formaggio molto particolare, oltre alle mozzarelle di bufala, oltre alla mozzarella che solo in Italia si produce,
ma è il cacio ricotta, che è un formaggio caprino che si fa solo in Italia, del sud e in Grecia. La stagionatura come avviene? La stagione, a parte i formaggi freschi tipo la mozzarella, però il formaggio tradizionalmente veniva lavorato dall'allevatore, poi nel sud passavano quelli che si chiamavano i guaratini, raccoglievano questi formaggi, li stagionavano in grandi locali di stagionatura e si facevano dei formaggi stagionati di grande livello. Purtroppo da qualche anno, cioè da quando sono scomparsi questi guaratini, gli allevatori non stagionano più o stagionano molto poco i formaggi in locali ad hoc, le stagioni in locali così improvvisati, ed ecco perché sta diminuendo la qualità di questi formaggi, ed è anche per questo che noi abbiamo creato un locale di stagionatura naturale e insistiamo molto e stiamo studiando anche la qualità di questi formaggi in locale di stagionatura naturale. Perché c'è una capretta che è del cashmere? Sì, sembra strano, le maglie di cashmere, il cashmere viene prodotto da una capra. Fino a qualche anno fa veniva tutto importato dall'estero, se ne produceva un poco in Scozia. Da qualche anno ci siamo accorti che anche le capre italiane, soprattutto quelle calabresi, producono un cashmere di grande qualità e quindi stiamo anche lavorando per studiarlo, per migliorarlo e per moltiplicarlo. Vorrà dire che quando riusciranno a produrre il cashmere anche qui in Lucania, noi saremo tra i primi acquirenti di maglioni, coperte, anche giacche, pantaloni. Questo bambino, quanti anni hai, Marco? 10 anni. Marco Basileo, come vedete, suona da virtuoso l'organetto. L'ha imparato dal suo maestro Vincenzo Izzo. Buongiorno maestro. Buongiorno anche a lei. Maestro insegnante alla scuola di musica di Muro Lucano, vero? Esatto, l'associazione Spazio Musica. Bene, dove oltre agli strumenti musicali tradizionali si insegna anche l'organetto. Anche, parte degli strumenti tradizionali l'organetto. Perché risale al... Beh, al periodo post-unitario, quindi nel 1863 si è avuto la grande intuizione della produzione industriale di questo strumento, a Castelfidardo. Ecco, Castelfidardo, patria anche delle fisarmoniche, è nato prima l'organetto o la fisarmonica? Beh, sicuramente è nato prima l'organetto, molto prima l'organetto. La fisarmonica è un po' la figlia, l'evoluzione dell'organetto. Ecco, maestro, come vi è venuto in mente di insegnare ai ragazzi l'organetto? Ma questo strumento è stato sempre presente nella nostra tradizione perché aveva tantissime analogie con lo strumento tradizionale che era la zampogna. Poi ha avuto tantissima fortuna perché è uno strumento che, come lei può vedere, ha sia il canto che l'accompagnamento, quindi di conseguenza è facilmente trasportabile. Ecco, e come fanno bambini così piccoli, ragazzi così giovani a imparare a suonare così bene come sta facendo Marco? Beh, basta studiare e ho messo a punto anche un metodo che utilizza però la musica, contrariamente a quello che avviene di solito, che insomma viene fatto cosiddetto ad orecchio. Ho capito, ecco. Bene, complimenti, un'iniziativa veramente lodevole. Senta, buongiorno. Buongiorno. Lei è di Muro Lucano, sì, sì. Proprio, benissimo. Nativo di Muro. Nativo di Muro. Come si chiama? Alfonso. Alfonso. Io voglio dire che sono molto contento di essere qui stamattina in mezzo a voi. Anche noi qua. Ecco, ma sa perché sono contento? Perché? Perché? Perché noi oggi recuperiamo quello che è il valore iniziale della nostra trasmissione, la filosofia della nostra trasmissione, quella cioè di venire sulla piazza dei piccoli paesi a trascorrere la domenica mattina insieme agli abitanti del luogo. Sì, sì, anche noi abbiamo i piaceri lo stesso. Bene, allora siamo a posto. Sì, sì, senta, sì. Abbiamo trascinato in questa domenica mattina qui a Muro Lucano anche Mara. Lei la conosce, Mara? Sì. Sì. Ah, benissimo. Allora, se la conosce, le farà piacere rivederla. Sì, guardi, bello. Guardi. Buongiorno anche a lei, signore.
Guardate quei signori che sono intenti a fare le cosine loro. Come hai detto tu, Davide, noi siamo felici di recuperare le tradizioni dei paesi dove andiamo la domenica mattina e siamo felici di trascorrere la domenica mattina in questi paesi alla scoperta anche del passato e delle tradizioni. Ma io devo confessarvi che prima mi sono davvero divertita tanto con le mie caprette, ma so che non sono stata la sola ad andare a fare un giro in campagna, perché anche Davide è andato alla scoperta di animaletti vari. Tra 24 giorni da quest'uovo di fagiano uscirà un piccolo delizioso fagianotto. Gerardo Cardone, sì. Io so che i fagiani farebbero l'invidia di molti uomini, perché quando si sposano convivono con almeno 5 mogli. Come mai? Invece in questo caso qui il maschio può stare addirittura con 6-7 femmine, quindi ancora di più. Per Bacco. Beato lui, a differenza invece di noi uomini che invece... Dobbiamo accontentarci di una. Esatto. Dunque, qui siamo nell'unica azienda agricola della Basilicata che alleva fagiani e lepri. Dunque, che cosa succede in queste gabbie? Inizio marzo noi formiamo le famiglie, appunto formate da un maschio e 5, 6, 7 femmine. Poi questo è un discorso che decide l'allevatore. E qui depongono le uova, ogni fagiano depone nel ciclo da marzo a giugno circa 70 uova. Dopodiché queste uova vengono immesse nell'incubatrice, dove stanno appunto per 24 giorni. Dopodiché nasce il fagianotto, come diceva lei prima. 70 giorni dopo la nascita i fagiani vengono messi in queste grandi voliere dove trascorrono un periodo di adattamento. Qui vediamo però soltanto maschi, mi sembra, perché dalla loro livrea molto colorata li riconosco. Perché sono separati dalle femmine, Gerardo? Li abbiamo appena separati perché in questa fase, periodo dell'amore, l'aggressività del maschio aumenta. Certamente. Ecco spiegato il motivo. Ecco. Dopo quanto tempo vengono liberati i fagiani? Diciamo dai 90 giorni in poi vengono liberati. E dove lo fate? Lo facciamo su quella collina, se vuole possiamo arrivarci per vederli. Esatto. Ma possiamo vederli sì, adesso? Possiamo andare adesso e liberiamo un po' di fagiani per vedere appunto il volo che fanno questi bellissimi esemplari. Allora andiamo. Certo. Eccoli che si levano in volo, ma... Che spettacolo, quanti sono? Sono tantissimi e niente, adesso ecco, vede laggiù una lepre che sta... Vede, la vede? Ah certo, ci sono anche delle lepri in questo prato, come mai? Sì, questo è un recinto di preambientamento dove noi teniamo i leprotti prima del lancio sul territorio. Ho capito, e a proposito di leprotti, mi sembra di vederne uno piccolissimo qui. Carmine, vieni a vedere, guarda com'è piccolo, quanto tempo ha? Sì, questo ha pochi giorni, due o tre giorni. Due o tre giorni, sì, è sì, bellissimo. Sì, sì. Ha gli occhi dolci come quelli di Mara. Ma ha anche le gambe veloci come una lepre, scappo quando sento questi complimenti. Vero Totò, grazie certo. Davide. Ma che cos'è questo libricino che ho fra le mani? Questa è la mia ultima creazione. È mia e di Domenico De Marco. È il Fantastico Fans, è un metodo che dà a molti terni, soprattutto sulla 10 ruote, e dà anche qualche terno su ruota determinata, Mara. Ruota determinata? Certo, su una ruota è tutto, ricava due terzine da mettere in gioco, su una ruota è tutte e gli esiti si hanno in maggioranza sull'arco delle 10 ruote, sono solo due terzine, è un metodo che ha regalato tante soddisfazioni ai nostri spettatori. Come con tutti i tuoi metodi, si vince, sì. Totò, io devo chiederti di un numero, di un certo. Ritardatario, l'11. Ecco. Questi benedetti ritardatari, io so che tu hai adocchiato l'11 che io ho dato. Io l'ho adocchiato lì, ma so che è un ritardatario. Certo, allora, innanzitutto voglio anticiparti, io confermo quello che avevo detto sul 31, massimo 163, massimo 163 colpi, quindi siamo a 161. Il prossimo ci sono due colpi utili per giocare il 31 su Bari, accoppiato col 90, un solo grande ambo. A proposito dell'11, voglio dire che questa... è una previsione ciclometrica, 11 ambata secca Firenze-Roma, tratta dal grandissimo Maratea 1, che è un altro metodo, e l'ambo, se vedi, 1-11, oltre ad essere ambo di cadenza, è un ambo radicale, e all'11 accoppiamo l'89, che non è altro che il complementare dell'1, una somma 90, e sei tu che prepotentemente ritorni sempre, il tuo numero è questo 90 che esce, quindi proponiamo Firenze-Roma 11, 11-1, 11-89, anche su tutte grazie, le ruote. Grazie Totò. E mentre tu davi le tue previsioni, i tuoi consigli, giù c'era addirittura una sfilata di macchine. Avrete sicuramente sentito, guarda Mauro, che cosa sta succedendo.
Ormai siamo quasi alla fine. Totò, dopo i tuoi consigli, noi non ascoltiamo quelli di Davide, ma facciamo un'altra cosa importantissima, perché seguiamo le notizie del TG4. A ok. Di Potenza, possiamo dire nel cuore della Basilicata, e guardate che meraviglia tutto questo cioccolato. Questa mattina è una sofferenza guardare e non toccare. Allora, tu sei? Io sono Enzo Maralda. Enzo, tu hai una pasticceria qui, mi hanno detto che fa cose squisite davvero. Ce ne lavoriamo anche il cioccolato. Allora, parliamo proprio del cioccolato, non soltanto perché siamo in prossimità della Pasqua, quindi il cioccolato sarà il protagonista delle prossime feste, ma anche perché il Parlamento Europeo ha appena deciso che si può fare la cioccolata anche senza il burro di cacao, ma con oli vegetali. Per fortuna qui a Muro Lucano la cioccolata si fa proprio come la si faceva una volta, sì, per fortuna. Sì, per fortuna sì. Qua, se il camera può guardare, c'è il cioccolato al latte. Questo è il famoso burro di cacao. Questo è il burro di cacao, questo bianco. Poi, se passiamo su quest'altra vaschetta, già abbiamo il cioccolato con gli oli vegetali e il cioccolato al latte, quello puro, quello che lavoriamo noi, insomma. E questi invece cosa sono? Allora, questi sono della pralineria che abbiamo fatto noi oggi, io e la mia assistente. Come si chiama la tua assistente? Annalisa Selvaggio. Annalisa, ma sei giovanissima, quanti anni hai? 13. 13 anni e già lavora il cioccolato? Nel tempo libero, perché va a scuola, giustamente. Brava. Questa invece cos'è? Questo è cioccolato fuso, cioccolato liquido, pronto per lavorazione sia per le uova. Si può anche mangiare? Certo, ma... si può anche mangiare. Anzi, io mi ci tufferei in questo cioccolato. In tempo a venire, perché la gente stava mangiando tutto. Un altro minuto e non c'era più niente. E invece passiamo a quell'altra pralineria, immagino, no? Sì, questo è il cioccolato finito. Allora, come è fatto? La meringa, sì. Poi c'è la mandorla, viene bagnata nel cioccolato, ribagnata con una crema di cioccolato e infine il cioccolato sopra. E invece lì ci sono le uova. Lì ci sono le uova, o come dice Milena, gli uovi. Non vogliono che mangi. Gli uovi, no, le uova. No, senti, ma quante uova di cioccolato fate per Pasqua in media? Ma non lo so, dipende dalle ordinazioni, perché facciamo anche il regalo. C'è la possibilità del regalo personalizzato, quindi... Io mi chiedevo, come si fa a lavorare in pasticceria e a non mangiare? Cioè, non mangiare tutto il giorno cioccolati, pasticcini e dolci. Io mangio. Mangi, non si direbbe. Insomma. E tu come fai? A me viene sempre la tentazione. Mangi o no? Sì. Non si direbbe, sono fortunati, si vede che consumate anche. Ma non sembra, ma sono un falso magro. Complimenti, perché questo cioccolato emana un profumino incredibile. Davide, do la linea a te, perché io qui non resisto più. Bene, Mara, io vorrei segnalare ai nostri amici a casa, i ragazzi della Muro Dance Club, che stanno ballando una mazurka qui nel cortile del chiostro. Beh, sono molto bravi. Francesco Senatore, buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, Francesco Senatore è un artista del vetro di Muro Lucano. Lui recupera le bottiglie. E non solo le bottiglie. Anche che cosa? I tappi e le vernici. E poi cosa fa? E faccio quello che si può vedere. Cioè? Cioè, riesco a rendere da una bottiglia buttata, perché sono bottiglie che vanno buttate, questa la riesco a rendere più o meno carina. Ecco, cioè, almeno io penso che siano carine. Praticamente lei le manipola scaldandole, immagino. Scaldandole, sì, a 8-900 gradi. 8-900 gradi, e poi le lavora. Le lavora in quella maniera. Le, esatto, dipinge. All'interno. E all'esterno. E all'esterno. E sostanzialmente, sì, vedo che lei usa due tecniche. Le, come possiamo chiamarle, queste escrescenze? Io non le chiamo. Lei non le chiama, queste. Oppure ci fa dei buchi, come in questo, sì, caso. Sì, certo. Ecco, come le è venuta questa idea? Da una ricerca sul vetro fatta per mio figlio. Sì. E ho incominciato a vedere un po' come si poteva lavorare questo vetro. Prova, riprova, è uscito questo fuori. Senta, quante bottiglie produce al giorno? No, non le produco al giorno. Le produco quando ho volontà di lavorare. Ecco, ma queste, diciamo, opere d'arte hanno un nome, cioè, mi spiego, per esempio, certo, questa
No, come si chiama? Il nome unico è Bottigliosa. È si bottigliosa. Chiamano tutte le Bottigliose. Questa è una Bottigliosa doppia. Questa è una Bottigliosa doppia, arricchita con qualche frase. Sì. Che possiamo vedere. Certo. Poi, questa è una Bottigliosa? È una Bottigliosa, pure questa è una Bottigliosa. L'uso poi è per tutti gli usi consentiti dalla legge. Cioè? Può essere usata come portapetali secchi. Da mettere nel bagno. Per esempio? Oppure come portafiori, vedi? Senta, questa è una Bottigliosa bucata. Bucata, sì. Questa è una Bottigliosa portapenne. Ecco, bravo. Questa è una Bottigliosa porta documenti. Perfetto. È vero? Diciamo di sì. Senta, chissà se a Mara piacerebbe una Bottigliosa. Sì, Mara, sicuramente. Ti piacerebbe averne una? Mi piacerebbe sì, Davide, le ho viste da vicino e sono molto belle. Io sono preoccupata però, ci sono i numeri e non c'è Totò. È la prima volta che mi succede una cosa... Eccolo Totò, sempre a perdere tempo con le giovani fanciulle. È uno splendido fiore della mia terra che dopo affiderò alle tue cure perché ti devo illustrare prima una grandissima previsione. Allora c'è una convergenza di questo 63 ambata su Firenze e Milano, mentre anche su tutte giochiamo 63-75 e 63-51, che avrebbe bisogno del ritocco. Intanto che io ritocco questo 51, affido alle tue cure questa Va bene. Splendida Come Stefania. Ti chiami tu? Mi chiamo Stefania. Stefania, ma quando eri piccola eri una maggiorette come loro? No. No, non l'hai fatta? No, non l'ho fatta. Quanti anni hai? Voilà. Allora, in bocca al lupo per dopo. Sì. Ciao, piccolina, come ti chiami? Elisa. Elisa, da quanto tempo fai la maggiorette? È da parecchio tempo. Cioè? Sei una professionista ormai, ma quanti anni hai? 8. Mamma mia, quanto sei brava, sono tutte belle queste bambine. Un applauso alle maggiorette che se lo meritano. Totò, brave, sai. Molto brave davvero, sono della tua regione, non possono essere altrimenti. Non posso brave come te. Sperticarmi in elogi sarebbe troppo, ma sono brave. Sono brave, veramente. Brave e belle. Consigli di Davide. Bentornati con noi a Muro Lucano, uno dei paesi più antichi e più belli della Basilicata. Pensate che già agli inizi dell'Ottocento Muro Lucano era uno dei centri più sviluppati e per l'intensa vita culturale che l'animava era chiamata Napolicchio, cioè piccola Napoli, piccola capitale. E poi agli inizi del Novecento furono costruite qui le prime opere industriali del Mezzogiorno che il nostro inviato normale Paolo Spagnesi è andato a visitare per noi e ce ne parlerà insieme. Oh, buongiorno infatti, Paolo, come sempre va? Con la Tutto tua fidata bicicletta. Tutto bene? Tu? Ho fatto delle ottime ricerche, devo dire la verità che per queste ricerche, che sono archeologia industriale, ho avuto l'aiuto di Giacinto Indelli, architetto, giovane architetto che ha fatto uno studio proprio su tutte queste opere, sono stato consigliato da lui, mi ha suggerito i posti dove andare e te li faccio vedere perché sono straordinari, guarda. Sono, vedi, questo per esempio è un ponte dove costruito proprio qui vicino che collegava con Pianigiano, il quartiere Pianigiano, opera di Nitti, famoso e notissimo onorevole della zona di Melfi, che veniva spesso eletto anche qui da queste parti di Muro Lucano, e questa è la diga, famosissima diga, la prima diga che fu fatta in Basilicata e nell'Italia centrale, la prima centrale idroelettrica, formò la prima centrale idroelettrica di tutta l'Italia meridionale e diede luce a città come Potenza, Melfi, Venosa, una cosa straordinaria a cui lavorarono tantissimi muresi. Guarda com'era il lago, fino al 1980, bello. Prima del terremoto era questo lago bellissimo dove tra l'altro si poteva anche pescare. Questa è una vecchia cartolina dell'epoca. E ti dicevo che ci lavoravano moltissime persone, muresi, donne muresi e bambini anche muresi, perché c'era la guerra allora, mentre si distruggeva con la guerra, pensa, loro costruivano quest'opera straordinaria che passava per 800 metri il condotto su queste montagne e si avvicinava poi al paese e in una caduta di circa 150 metri con delle turbine con avvolgimenti di rame
creava questa energia elettrica che cambiò il volto di Muro Lucano e di mezza Basilicata. Cioè tu devi pensare che da un giorno all'altro a un certo punto si arrivò ad un interruttore dove si accendeva la lampadina e immagina tu che cosa voleva dire questo per gli artigiani, certo, per le piccole, certo, industrie, per, anche per la vita civile, per poter uscire di notte. Per, insomma, cambiava la vita nel 1918, alla fine della guerra, cambiava la vita di mezza Basilicata e naturalmente di Muro Lucano, perché Muro Lucano era proprio la sede di questa diga. Il lago quindi è assolutamente un paese all'avanguardia per quei assolutamente tempi. Un paese all'avanguardia e lo è rimasto. Sono veramente hanno dei primati in tutto, guarda, io in questa ricerca ho trovato anche questo giornale, sempre l'architetto Alba Trionfale di Rinascita nel Mezzogiorno, dove si parla dell'onorevole Nitti, di questa grande iniziativa della società lucana, e devo dire che sono rimasto molto stupito. Sapevo che sì, i muresi erano straordinari. Anche io non mi aspettavo, sì, che insomma già i primi del Novecento le prime opere industriali fossero, sì, costruite proprio qui. Sapevo che erano straordinari, ma non credevo, ma no, che arrivassero a questo punto. Straordinari questo punto. Come te, Paolo. Grazie, Mara. Oggi siamo tutti in vena di complimenti. Grazie, allora faccio un complimento anche a te. Sì. Sei straordinaria. Grazie. Nuovo, non l'ho sentito stamattina. Grazie, Paolo, grazie davvero. Io sono un po' preoccupata per Davide, perché qualche minuto che non mangia. Errore, Mara, errore, non mi hai visto, ma ho appena assaggiato un panzerotto fritto con i ceci e il miele. Li fa Vito Facella. Facella. E io come ho detto, Vito? Facella. Esatto. Senta, Vito. Dica. Lei praticamente nella pasta, esatto, mette che cosa? Allora, ceci, cacao, un po' di zucchero e poi della vaniglia per gli odori, ecco, e, un po' di liquore, l'Italia, immagino, esatto, un po' di liquore, cioè, e insomma, li frigge e vengono fritte, esatto. Il risultato, eccolo qua, questo è il risultato, ecco, dei panzerotti, dei grossi ravioli dolci che si servono in che modo? Con il miele oppure senza miele? Con il miele, allora mi faccia vedere per esempio. Questo qua, allora, panzerotto si prepara in questo modo. Ecco. Ok. Siccome io l'ho già assaggiato. No, io no. No, non volevo farlo assaggiare a lei. Beh. Volevo farlo assaggiare a Carmine. Carmine, senti com'è buono, io l'ho già mangiato. Il miele serve per renderli dolci. E il miele di Muro Lucano è un, sì, miele particolarmente, sì, dolce. Sì, perché mille fiori. Mille fiori, sì. Ecco, Nicola Scaringi. Nicola Scaringi. Lo produce in che, sì, modo, Nicola? Con i fiori, cioè con le api e i fiori. Ecco, quante api ha lei? Circa un centinaio di cassette. Un centinaio di cassette, sì. Quindi quante api ci saranno dentro? Per ogni arnia. Sì. Beh, ogni arnia può arrivare fino a 160.000 api. Per bacco, 160.000, sì, api. E come si chiamano? Le api. Sì, no, non intendo Mariuccia, Giuseppina, Francesca, dico che tipo di api sono? Dalla bottinatrice alla, diciamo, alla, possiamo dire, alla guardiana. E poi c'è il fucco, c'è la regina. Ecco, no, ma non c'è una razza di api particolare. Sì, c'è la ligustica. Ecco, che è, ecco, questa. Sì, sì, che questo, è questa. Questo, sì, intendevo. Sì, è la vera razza ligustica. Dunque, qui ci sono, come vedete, dei vasetti di miele, poi una cosa che ha già visto Mara con Antonio Gallucci. Buongiorno, buongiorno Antonio. Buongiorno, se mi ma che a me è incuriosito molto i suoi tartufi. Beh, io sono uno dei primi ricercatori qui in Basilicata per quanto riguarda il tartufo. Ecco, vedo che ne ha due tipi. Abbiamo cominciato. Sì, questo è uno scorzone, ecco, o un estivum, e quello anche bianchetto. Bianchi, guardate, sì, che belli. Questo è un bianchetto, anzi colgo l'occasione, se lei me lo permette, questo lo porta a Milano. Lo regala a me? Sì. Come ricordo almeno della Basilicata. Beh, insomma, ma è un regalo Lucano. Stupendo, grazie. Insomma, è un pensierino di noi lucani, che siamo sempre generosi. Molto lei gradito. Vedo là l'arnia con, sì, le api. Queste sono le nostre lavoratrici, diciamo. Avete portato qui una rappresentanza. Esatto, perché se non fosse per loro noi non potremmo vivere. È per naturale. Cui abbiamo una collaborazione con loro, trattano bene noi cerchiamo di trattare bene loro. Senta, anche, sì, anche noi abbiamo un'ape regina. Ah, sì. E chi è? È Mara. Ah, benissimo, ma in giro, non è qui adesso. Sono qui nella piazza di Muro Lucano, svolazzare, come dice Davide, come un'ape regina. Totò, io volevo sapere da te, che sei il più affidabile ottologo della TV italiana, dacci una definizione esatta di Lotto.
Allora io trovo molto scetticismo a volte, molto interesse in altre occasioni. Il lotto, secondo una mia modestissima definizione, è come una donna bellissima, è come te, che quando si concede ti dà dei piaceri meravigliosi, ma quando si nega è capace di farti versare delle lacrime amare, perché molta gente punta a punta ci rimette e quindi poi assapora l'amaro in fondo al calice. Noi invece dobbiamo giocare in modo costante e proponiamo per i nostri il tuo passiamo numero alle previsioni, 90 Ambata, sì. Su Firenze e Roma un'eccezionale Ambata, e come vedi io ho sottolineato 11,79 e 1,89 che sono due somme 90, che senz'altro uno di questi elementi dovrà per forza chiudere col 90, perché da più volte sul quadro estrazionale si propone questo 11,79, quindi c'ha diverse convergenze e ci dovrà regalare per forza una vincita. Naturalmente le sorti superiori sono consigliate anche sulle 10 ruote, perché può dare un fantastico terno anche a tutte le ruote questa previsione. Fantastico terno sarà di sicuro, Totò. Ci vediamo fra pochissimo sempre con la Domenica del Villaggio. A dopo! Bentornati alla Domenica del Villaggio, sono le 12:06. Siamo bellissimo, siamo sempre in diretta da Muro Lucano in provincia di Potenza, che ci ha preparato un pranzo della domenica tradizionale e imponente. Vito Carlucci, cosa sta succedendo qui? Fanno la pasta a mano? Stanno facendo la pasta a mano, sì, ho orecchiette, fusilli, cavatelli, tutta questa roba fatta a mano. Questo è il castello di Muro, Lucano. Sì, si fatta in pasta, sì. Tutta pasta? Sì, sì. Quanti pezzi di pasta ci Ma sono? Ma sono circa 6.000 pezzi. Pensate un po'. Sì. 6.000 pezzi, sì, di pasta, sì. Paste tradizionali. Paste, sì. Che cos'è questo? Quello è il rafano, che va messo sui fusilli, che a quei tempi, diciamo, sarebbe stato il formaggio dei poveri. Perbacco. Ecco, sì. Ma è una radice. Certo, ma ha un sapore fortissimo. Un sapore abbastanza forte, sì, sì, sì. E però si mette è di sopra? Sì, sì, sopra i fusilli. Ma guarda, sì. Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo dei cavatelli neri e cavatelli bianchi, cioè fagioli e cavatelli neri e bianchi fatti con i cavatelli, con le cotiche, sarebbe la cotica di maiale fatta a rotoli con... Questi cosa sono? Questi sono i ravioli, che in murese così li chiamano gravaiuoli, con la ricotta e zucchero dentro, quelli sono con un po' di zucchero. Ricotta e zucchero? Che, sì, ricotta, beh, zucchero e menta. Vorrei assaggiarne uno. Sì, sì, prego. Non sono salati, ecco. No. E questi sono la cotica con i fagioli e cavatelli. Dunque, sì, va bene. Pietro Ciaglia. Pietro Ciaglia, parli un po' lei. Questo rappresenta tutti i nostri piatti antichi, l'agnello, il maiale. Qua ci sono i frutti tra tutto due, l'agnello e maiale. Ho capito. Salsiccia, eccetera. Questi sono pomodori ripieni. Peperoni ripieni sotto aceto, con uva passere e pane grattugiato e formaggio. Là vedo delle uova, dei fagioli. Quelle sono fave e cipolle e pancetta di maiale. Senta, questo mi sembra molto interessante, che cos'è? Questa è la verza maritata, che si fa con la pancetta di maiale e con gli ossici. Questa è la minestra dei poveri, patate, fagioli e finocchi di campagna. Ho capito. E questi cosa sono? Quelle salsicce e peperone crusco. Questo è un polletto? Questo, dico. Sì, sono due pollette ripieni, come si usavano una volta, con mollica di pane e formaggio. Basta, è il piatto dei poveri. Senta, Pietro, questo lo possiamo far assaggiare a Carmine? Come no? Carmine, senz'altro. Assaggia il polletto. Ma quello si mangia con le mani. Ah, si mangia con le mani. Quello si chiama Carmine, lo stai mangiando con le mani? Ecco, no, perché altrimenti non è già finito. Ma Carmine è voracissimo. È veloce. Carmine è come lo squalo 2. Qui cosa abbiamo? Quello è un baccalà che si faceva alla vigilia di Natale. Sì. Con cipolla, pomodoro e uova sultanino. Senta, questi li conosco, si chiamano? Mugliatiello. Cioè, mugliatiello sarebbe, cosa vuol dire? Mugliatiello sarebbe il ricavato degli agnelli, che una volta si vendevano gli agnelli
e si ritenevano tutti l'interiore. L'interiora e si facevano degli involtini. Che quelle si potevano permettere una volta di mangiare, l'agnello era proibito. Queste sono cotiche? Sono involtini di maiale ripieno, cioè cotiche di maiale. Mi parli dei dolci di allora, questo si chiama faraone. È una pizza con la ricotta, diciamo, semplice, sì, dolce. Sì. Questo è il sanguinaccio del maiale, ricavato dal sangue del maiale, quando ammazzavano il maiale. Ho capito. Questa è una pizza con la ricotta. Carmine, ti ho visto, eh? Ha visto che Carmine ha portato qua via... Qua si portano via tutte. Gli assaggi? Senta, allora, siccome lui... Ma l'assaggio non si paga. Ah, non si paga, va bene. Allora, se non si paga, facciamo una cosa. Lei tiega il microfono un attimo, che io vorrei... Io vorrei assaggiare questa torta. Senz'altro, assaggiate ecco. Pure. Prego. No, ma non questo, eh. Vorrei assaggiare questo. Anche quello è buono. Bravo. Eccoci ad ammirare questi cavalli bellissimi. Io non so cavalcare, ma prometto che quest'estate prenderò lezioni di equitazione e l'anno prossimo arriverò cavalcando come una amazzone. Capito, Guido, che non ci credi? Allora, Luigi Di Vito, buongiorno. Ecco, buongiorno. So che qui c'è un'importantissima iniziativa che riguarda proprio i cavalli, cioè la costruzione di un'ippovia che è stata promossa dai comuni di una comunità montana. Vogliamo parlarne? Beh, questa è un'ippovia nata non per caso, sicuramente dopo le varie iniziative promosse da alcuni centri qua presenti sulla zona, si è ritenuto opportuno costruire, cioè dare importanza ai vecchi tratturi, così ricollegando tutti e sette i comuni della comunità montana si è raggiunto a costruire un circuito di circa 205 chilometri, il quale percorrerà, abbiamo detto, parte dei boschi, parte di tutti i comuni, con punti di ritrovo e ristoro sia per i cavalli che per i cavalieri. Che scopo ha la costruzione di questa ippovia? Lo scopo soprattutto di un... Adesso stiamo vedendo delle immagini in diretta che la regia gentilmente ci sta mandando in onda. Sicuramente il cavallo è un richiamo turistico importante, insomma, anche per attraversare, per poter meglio ammirare le bellezze naturali del paesaggio qua che abbiamo tantissimo, su 9.900 ettari di terreno e la maggior parte è tutto a bosco, insomma, è terreno agrario. Con un bel paesaggio, diciamo, ricco soprattutto di sottoboschi tipo tartufo, fragolini, abbiamo una varietà di bellezze naturali, funghi soprattutto. Luigi, ma voi insegnate anche ad andare a cavallo? Sì, questo lo facciamo da diverso tempo, naturalmente con licenza dell'Associazione Nazionale. Siamo un po' fermi adesso per un motivo di un maneggio, ma appena riprenderanno le iniziative sicuramente la scuola ripartirà. Quanto tempo ci vuole per imparare a cavalcare almeno in maniera dignitosa? Beh, in maniera dignitosa... Sto facendo i calcoli, sì. Per la mia estate. Ci vorrà del tempo, insomma, poi dipende soprattutto dal soggetto in che situazione si trova, se ha un facile approccio col cavallo o meno, insomma. Diciamo che più o meno con 10-12 lezioni di base si può iniziare a cavalcare, sì. Qui ci sono molti amanti dei cavalli, dell'equitazione. Sì, diciamo che da 10 anni a questa parte, quando partì la prima iniziativa, il numero dei cavalli e cavalieri è arrivato quasi a un numero di 100, partendo da 5-6 cavalli iniziali, insomma. Allora, mi è proprio fatto venire la voglia di imparare a cavalcare. Io l'anno prossimo sono sicura che arriverò alla Domenica del Villaggio, c'è il nostro attore che fa così, ma poi vedremo, cavalcando come un amazzone, e dietro di me sapete chi porterò? Ma il nostro Davide Mengacci, chiaramente. Perbacco, questa sì che è una bella sorpresa. E un'altra bella sorpresa ve la farò io tra poco, grazie, perché sto per cucinare un tipico piatto di Muro Lucano. Si chiama pane cotto alla contadina. Anna, sia gentile. Sì, certo. Mi faccia un bel nodino qui dietro. Sì. L'acqua bolle. La padella è sul fuoco, noi cominceremo la preparazione di questa tradizionale e semplicissima ricetta subito dopo la pubblicità. Thank you.
Ti sei stancato, Sì. È bravissimo Marco, bravo Marco. 10 anni suoni l'organetto come un virtuoso. Bentornati a Muro Lucano naturalmente, sempre in diretta. Provincia di Potenza, 12 e 19 minuti. È il momento di cucinare una tipica ricetta murese insieme ad Anna. Sì. La ricetta si chiama pane cotto alla contadina. Noi lo possiamo chiamare alla murese. Alla murese, va bene. Ci vuole acqua bollente in una pentola, come se fosse per la pasta. Ci si mette del sale grosso. Ancora? Ancora un po'. Così. Poi, attenzione, uno spicchio d'aglio, anche due? Due, sì, va bene. Due spicchi d'aglio. E a questo punto dentro l'acqua salata e con l'aglio si mette una fetta di pane, pane casereccio contadino, per quanti sono i commensali. Adesso noi facciamo un piatto, quindi mettiamo una fetta di pane. Mentre il pane si scalda, noi mettiamo in una padella dell'olio. Nell'olio semplicemente andiamo a fare un uovo alla Anna. Alla coque. No, non alla coque, no, eh. Questo è un uovo fritto. All'occhio di bue. All'occhio di bue, eccolo qua. Andiamo a fare un bel uovo fritto all'occhio di bue. Mentre l'uovo si rapprende, noi prendiamo con una schiumarola il pane, lo scoliamo e lo depositiamo, come vedete, in una... Questo qua. Come la chiamiamo questa noi? Padellina? Padellina. No. La chiamiamo tegamino? No. La chiamiamo terrina? Insomma, sì, insomma terrina. La depositiamo nella qui terrina. Dentro. Appena l'uovo è pronto, ci vuole ancora un pochettino, noi mettiamo nell'uovo un pochino di sale. Così, basta. Adesso che l'uovo è praticamente pronto, eccolo qua, lo versiamo piano sulla fetta di pane. I peperoni. E attenzione, nella padella che come avete visto ho rimesso sul fuoco, mettiamo qualche peperone secco. Come si chiamano questi peperoni secchi? Peperoni cruschi, che vuol dire? Secchi. Secchi, naturalmente. Quando i peperoni cruschi, cioè i peperoni secchi, sono, come dire, svaporati nell'olio, eccolo qua, si riprendono si mettono. Aspetti, quel signore mi sta dicendo una cosa. Mi dica. Non diciamo la peperone, paparula. Fai paparula paesano. Paparula, Allora dicevo, si prendono i paparule e si mettono intorno al pane. Anna, ne metto ancora uno? Sì. Perché questo è un piattino leggero, È un piattino leggero, da niente questo. Sì. Dopodiché. Perché non si chiama piatto? Si spengono i fornelli, vi ricordo che tutte le mie ricette voi le trovate sul sito mediasetonline.it cliccando poi su televisione, questo per chi è abituato a navigare in internet. E quando è pronto l'uovo con i peperoni si spolvera di pecorino, guardate com'è bello e com'è semplice questo piatto, e a questo punto non rimane che farlo assaggiare a Totò. Se voi non avete a casa Totò, potete farlo assaggiare anche a... potete invitarlo, giusto. Totò, vuoi darci una previsione ispirato dal mio piatto? Certo, è una previsione anch'io, una splendida ricetta. Si prende una terzina diametrale, Davide, e si gioca il 56 ambato su Roma-Venezia e lo si accoppia al 28, al 58 e all'88, tre ambi secchi oppure direttamente la quartina anche su tutte le ruote. Bene Totò, mentre tu assaggi, vorrei ricordarvi che subito dopo l'intervento di Mara procederemo all'elezione della reginetta
del villaggio Muro Lucano 1900, siamo nel 2000. Dove volevo arrivare? Fanno perdere i sensi. Politica, il sindaco, l'autorità religiosa, il parroco e il maresciallo dei carabinieri, a cui do il mio buongiorno e i ringraziamenti per averci ospitato. Davvero grazie. Oh, grazie a voi tutti per questa splendida organizzazione, per questa splendida cornice di pubblico che ha fatto sì che Muro Lucano passasse così in maniera dirompente alle cronache nazionali. Lo meritate perché è un paese davvero molto bello. Grazie di tutto. Allora, noi la prossima settimana saremo a Loano, in provincia di Savona, in Liguria, finalmente al mare, speriamo che ci sia anche il sole. E dobbiamo portare un dono. Sì, io ho pensato, ecco, a un regalo particolare che poi rappresenta Muro Lucano. C'è una statua... Che è la statua di San Gerardo, che è non soltanto il patrono di Muro Lucano, ma anche il patrono della Basilicata. Sì. Io mi auguro che oltre a proteggere le nostre popolazioni protegga anche il sindaco e la città di Loano, dove c'è una comunità di muresi a cui va il mio e il saluto di tutta la cittadinanza. E li salutiamo anche noi. E poi questo quadro che vedo? L'altro quadro è del circolo Don Bosco di Muro Lucano e rappresenta il costume tipico murese. Ecco, c'è il costume femminile e il costume. Abbiamo già visto. Io le faccio i complimenti non solo per lei, per come mantiene la città, ma anche per la splendida bambina Marilina. Marilina, sì. Marilina, ciao Marilina, fai un saluto. Che bella, e anche alla moglie del sindaco, complimenti, una bambina bellissima. Davide, chissà che un giorno questa bambina non possa partecipare alla lezione di Miss Domenica del villaggio. Mara, non ti ho sentito perché i ragazzi della giuria che giudicheranno le aspiranti Miss, le aspiranti reginette del villaggio, stavano facendo un gran rumore. Ragazzi, buoni. Allora, anzi, facciamo una bella cosa. Gentilmente, tu reggimi il cucchiaio in modo che io possa dare il via alla sfilata delle Miss. Per prima sfila Rosa. Guardate. Brava! Brava! Ecco, ogni commento è superfluo, lo fanno i ragazzi della giuria. Poi Antonella, prego Antonella. E da ultima la numero 3, Stefania. Brava! Molto bene ragazze, bravissime, complimenti. Allora, grazie del cucchiaio. Ragazzi, votate per Rosa numero 1, per Antonella numero 2 o per Stefania numero 3. Prego, votare. Via. Allora, 2, 2, 2, 2, 2. Mi sembra chiaro che vince Antonella. Bravissima Antonella. Sia gentile, mi regga il cucchiaio. Antonella, la reginetta del villaggio. Prego. 2000, reginetta del villaggio 2000, Muro Lucano, complimenti, fiori, fiori, fascia e fiori, travolto dai fiori, grazie. E adesso attenzione, cosa fa nella vita? Studio. Che cosa? Faccio il geometra. Bene, adesso fa anche la Miss, perfetto. Attenzione ragazze, voi dovete consolarvi con la vostra bellezza. Basta e avanza. Bravo Davide! Bravo Davide! Mara, ma sei arrivata qui anche tu? Sei carino così. Sì, un po' informale, un po' informale però. Perché stasera non vieni a cucinare qualche piatto tuo a casa mia? Volentieri, sei qui vicino, una quarantina di chilometri da Salerno. Vieni a far compagnia alla mamma. Grazie, perché sei arrivata qua, Mara? Perché sono arrivata qua, non mi vuoi? Ma volentieri. Sono arrivata qui perché dobbiamo salutare tutti. Allora, sia gentile, Giovanotto, lei mi tenga il cucchiaio. Totò. Deve raggiungerci anche Totò per la sua previsione finale, quella calda. Se riesce a farsi strada tra tutta eccolo la giornata. Eccolo che arriva. Intanto vi diamo appuntamento a domenica prossima. Sì, saremo. Domenica prossima saremo a Loano in provincia di Savona. Totò, allora, la previsione finale. Certo, siamo alla fine di questa
di questa fatica in terra lucana. Non possiamo non chiudere con un grandissimo diametrale, come voi vedete c'è stata la sagra di questi ambi, ben 4 ambi diametrali sono usciti. Proponiamo su Napoli-Roma il 14 come ampata secca e 14.59 ambo secco, Napoli-Roma e tutte le ruote. Benissimo, grazie. Bravo. Allora, Mara, sì. Diamo il via al lancio dei palloncini. Grazie. Ciao a tutti. Ci vediamo domenica prossima. Grazie.